Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, mercoledì 7 giugno. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Beh, intanto ovviamente la questione che riguarda molto i giornali italiani è la storia di Youssouf, che è uno dei tre terroristi che hanno fatto i morti a Londra sabato scorso. La cosa è perché è per noi importante, intanto perché sua madre è un'italiana, vive a Bologna, è stata più o meno beccata da tutti quanti i giornali italiani, è una musulmana convertita da 29 anni, sposata con un marocchino che vive in Marocco e dal quale si è recentemente separata proprio perché il marocchino la menava e soprattutto voleva che nella sua casa in Marocco vivessero con la moglie italiana anche altre mogli, perché evidentemente condivideva la poligamia. La donna è musulmana e ritorna a Bologna e si racconta la storia di questo Youssouf, che lei non pensava si fosse così radicalizzato, anche se i vicini di casa dicono che si sentivano spesso le liti con la sorella di Youssef per il semplice fatto che la sorella era troppo occidentale. La cosa però bella, incredibile, più che bella, scusatemi, di questa storia è che Youssef è stato fermato all'aeroporto di Bologna Marconi perché voleva andare prima a Istanbul e poi in Siria. Fermato con uno zainetto e con un telefonino, nello telefonino c'erano dalla parte della polizia, sono state trovate immagini dell'ISIS, insomma, ed era stato denunciato per terrorismo internazionale circa 6-7 mesi fa. La cosa straordinaria è che il Tribunale della Libertà, del riesame, scusate, in Italia, ordina la restituzione del passaporto e cellulare e fa sì che questo signore si radicalizzi evidentemente ancora di più. Poi andrà a Londra, conoscerà degli altri fanatici fondamentalisti islamici e farà quello che avete visto, tra cui, insieme ai suoi due compagni di orrore, uccidere e sgozzare una donna soltanto perché questa donna è vestita in maniera occidentale. È evidente che quando noi abbiamo detto "e ora basta, dobbiamo combattere il terrorismo eccetera", sono tutte pippe che ci facciamo, perché se un terrorista la polizia lo becca, ci sono due ipotesi: come è avvenuto col terrorismo in Germania, il terrorista che ha fatto l'attentato a Berlino, i nostri uomini della polizia lo beccano e questo cerca di come si dice, di ribellarsi, e i poliziotti sparano e lo ammazzano, o se no, se invece si utilizzano, non auguro che vengano ammazzate in maniera diciamo disinvolta chiunque. Certo, chi si ribella alla polizia certamente una reazione se la deve aspettare. C'è un'altra possibilità, quella di fare l'iter giudiziario. Nell'iter giudiziario cosa succede? Che questa persona viene rilasciata e ammazza noi. Certo, non tutti quelli che sono stati rilasciati ci ammazzano, potrebbe obiettarmi qualcuno, però insomma, uno che ha dei video dell'ISIS, che vuole andare in Siria, che parte con uno zainetto, che facendo una piccola indagine sulla situazione familiare ci si sarebbe resi conto che voleva che la sorella non si vestisse all'occidentale, beh, forse ci dobbiamo dotare di alcuni strumenti perché queste persone vengano messe sotto controllo. È anche vero che un giornale oggi nota, mi sembra Repubblica, che la polizia dopo questo fatto comunque lo tenesse sotto controllo e lo pedinasse, cioè sostanzialmente sapesse i suoi spostamenti, e questa è cosa giusta, è quello che fanno i servizi. Evidentemente quando viene invece fermato a Londra all'aeroporto di Stansted, la polizia inglese non riesce a fare altrettanto. Quello che resta è che l'immagine, anche ieri, incredibile, è del pazzo fondamentalista islamico che a Notre Dame fa stare tutti quanti cristiani in chiesa con le mani sopra al capo. Se ne accorge oggi anche il Corriere della Sera, dopo il bel pezzo di ieri di Giordano Bruno Guerri sul Giornale, perché quell'immagine dei cristiani che nella loro chiesa, inviolabile anche nel Medioevo, ricorda oggi Giordano Bruno Guerri, i barbari non entravano perché era il rifugio delle persone ed era intoccabile le chiese, oggi i barbari entrano nelle chiese, i musulmani fondamentalisti entrano nelle chiese e sgozzano i preti mentre celebrano messa. Bene, tutto questo, oggi il Corriere della Sera con Di Stefano dice: sono più orgogliose di dire la loro innocenza quelle mani o più umiliati del doverlo fare? È una domanda retorica. Non siamo orgogliosi di dire, di protestare la nostra innocenza con quelle mani sul capo, caro Di Stefano e caro Corriere della Sera. Sono il simbolo della resa dell'Occidente, quella foto di Notre Dame, il simbolo della resa dell'Occidente, cristiani nella loro casa che devono dimostrare la loro innocenza. È una cosa allucinante. Cioè, il terrorista viene considerato innocente e viene rilasciato dai magistrati del Tribunale del Riesame. I cattolici che sono in chiesa, che pregano, devono invece avere l'onere della prova di dimostrare la loro innocenza. Questo è il mondo al contrario. Questo è il mondo al contrario. Mettiamo insieme le due cose: il terrorista rilasciato dal diritto, i religiosi invece accusati dalla esperienza. Io la trovo una cosa
incredibile. Volete avere il diabete oggi? Volete che vi aumenti il diabete? Avete due possibilità: vi prendete una bella pasta alla panna di queste dimensioni, ci mettete 2 kg di zucchero, ci mettete sopra i canditi e ve la mangiate, oppure avete un'alternativa: andate sulla prima pagina del Corriere della Sera e leggete Gramellini. Queste sono le due ipotesi in cui ci spiega che il piccolo bambino cinese salvato dal San Carlo, grazie a Mohamed, Federico e Mohamed, ma quello che conta è Mohamed che lo salva, no? Mohamed ha salvato il bambino, bravo Mohamed, siamo convinti che Mohamed sia stato un santo, ma il retropensiero è che gli immigrati sono buoni. Non abbiamo bisogno di Gramellini per spiegare che gli immigrati sono buoni, chiunque di noi ha un immigrato con cui si collabora in casa, chiunque di noi sa che c'è l'immigrato che lavora nei nostri ristoranti, che c'ha le imprese, che lavora nelle nostre fabbriche, lo sappiamo Gramellini che i Mohamed in Italia ci sono e sono tranquilli. Il problema non sono i Mohamed, sono quelli come te che non dicono le cose come stanno, cioè che le mani sopra la testa sono una resa, che se viene arrestato uno con dei video dell'ISIS viene tenuto in galera fino a prova contraria. Chiaro, questo è il problema, non che ci siano degli immigranti per bene in questo paese. Legge elettorale, ieri era la giornata di Napolitano, l'unico che secondo me dice le cose che deve dire è Vittorio Macioce, fondo oggi del giornale, non a caso, in cui dice l'ossessione per il non voto di Napolitano, non ci ha mai fatto andare a votare quando invece si sarebbe dovuto andare a votare, e oggi si picca del fatto che la nuova legge elettorale sia voluta e soltanto fatta a misura dei 4 leader, perché nel passato venivano fatte a misura di chi? Del popolo che votava? Ma di che cavolo stiamo parlando? Dalimonte oggi fa un pezzo poco comprensibile, cioè non si capisce, inutile, sul Sole 24 Ore, potete evitarlo. In genere Dalimonte è bravissimo e ve lo consiglio, non è bravissimo in genere, sapete che non lo condivido, ma vi consiglio oggi il pezzo di Marco Travaglio, perché Marco Travaglio spiega esattamente come funziona la legge elettorale concretamente, quanti verranno eletti, quanti saranno nominati, quanti non saranno nominati. Poi ne fa delle critiche, dice che sarebbe meglio il voto disgiunto. Se leggete Travaglio capite un po' di che si tratta questa legge elettorale. Grillo sembra tornare indietro, dice che è una legge elettorale complicatissima. È facilissima, potete condividerla o non condividerla, ma la legge elettorale è facilissima. Chi ha meno del 5% è fottuto, chi ha più del 5% va in Parlamento, e soprattutto, siccome sono fottuti i partitini sotto il 5%, chi avrà più del 5% avrà un piccolo premio di maggioranza, che deriva dal fatto che ci sono molti partiti sotto il 5 che regaleranno i loro voti sostanzialmente ai grandi partiti. 4 dovrebbero essere quelli che passano, o 5 se i centristi ce la fanno. Quindi chiarissimo il pezzo di Travaglio, chiarissima la legge elettorale, come sempre opaco quello che dice Grillo. Un giorno dice che gli piace, l'altro giorno dice che non gli piace. Chissà se terrà questo accordo con Grillo. Fare accordi con Grillo è sempre difficile. Scalfari fa 100 righe perché ha chiesto un favore a Minniti. Sostanzialmente chiama il Ministero degli Interni, lo scrive nel pezzo, chiama il Ministero degli Interni perché voleva avere una consulenza su una sua questione privata, non di lavoro, ci spiega a dirlo, solo che la segretaria gli passa il Ministro, perché il Ministro degli Interni non ha altro da fare se non le consulenze private a Minniti, a Scalfari. Quindi Minniti prende il telefono, c'è scritto tutto nel pezzo di 100 righe di Scalfari, e dice: caro Scalfari, siamo due calabresi, io di Vibo, tu di Reggio Calabria, non ho capito di dove sono, insomma, sono due calabresi, ci vogliamo bene, tuo padre era un erudito, faceva il professore, il preside non so di quale scuola di Vibo, insomma c'è tutta sta specie di marchetta tra il ministro che parla con il direttore, l'ex direttore del giornale che gli aveva chiesto un favore. Io la trovo una cosa straordinaria, io se chiedo un favore qua alla mia vicina non ce faccio 100 righe sul giornale, Scalfari ce le fa. Tra l'altro la vicina è il ministro degli interni che avrebbe qualcosa da fare, non solo si fa sto pippozzo al telefono, il giorno dopo si vede, e il giorno dopo si vede, dice: tutto l'impegno che io ho messo per l'Africa, questo è il titolo inutile di un pezzo inutile che c'è oggi sul Repubblica, lo dovete leggere perché quello è la parabola di come può diventare un giornalista, che racconta con fervorini i suoi favorini che cerca di ottenere dal Ministero degli Interni. Ma l'attacco del pezzo di Scalfari, io dico, ma come si fa? È molto raramente divento amico di uno sconosciuto, men che mai se quello sconosciuto è potente, ma questo non vale per Minniti, che è diventato il migliore amico di Scalfari. Se volete godere una giornata uggiosa, vi leggete in questa sequenza Gramellini e Scalfari e siete a posto. Rina, secondo Feltri, che è una delle voci fuori dal coro rispetto ai giornali di centrodestra, c'è un accanimento nei confronti di questo signore di 86 anni, tanti brigatisti rossi, dice Feltri, sono a piede libero, insegnano all'università, sono entrati persino in Parlamento, non riusciamo a capire, dice Feltri, perché bisogna tenere ancora 86 anni un povero malato che non è in grado, dice Feltri, di fare nulla, ancora in carcere. E tra l'altro sostiene, ricordando il pezzo di Mariana Rizzoli del giorno prima,
che il 41 bis, un'ora di aria, dormire sempre con la luce, avere sempre illuminata la stanza, eccetera, è uno scandalo di tortura. Bene, François dice che Sallusti è grande, invece sulla posizione di Sallusti, e come tanti di voi siete più d'accordo sulla posizione di Sallusti rispetto a quella di Feltri di oggi. Direi che per il momento è tutto. Anche a Silvia Feltri questa volta non mi garba, io mi sono preso i miei 10 minuti di rassegna stampa, di zuppa di Porro. Mi raccomando, come sempre, c'è il mio sito nicolaporro.it, dove potete andare a vedere se avete informazioni, volete leggere i miei articoli e tante altre cose, e ci tengo molto. C'è il canale YouTube che conoscete, e poi condividete più che potete questa diretta Facebook, perché sono il mio modo per parlare liberamente, penso, al numero maggiore di persone, anche perché l'11 ci avremo Matrix e per un po', insomma, la televisione fino a settembre almeno non si vota, quindi la televisione va in vacanza. Purtroppo io andrei tutti i giorni in televisione, come sapete, ma lo faccio con voi, che mi diverte molto di più. Ciao!